La tragedia del ciclope, carabinieri al lavoro. Dramma a Salerno, muore a 36 anni. Vasto incendio a Sassano, indagano i carabinieri. Deteneva materiale esplosivo, arrestato. Eboli, crolla un muro a San Giovanni. Battipaglia, nuovo responsabile della protezione civile. Capaccio, i cittadini rivogliono il convento. La tragedia di Marina di Camerota, nella quale ha perso la vita il giovane 27enne napoletano Crescenzo Della Ragione, si tinge di giallo. In attesa dell'esame autoptico sulla salma dello sfortunato ragazzo, l'attenzione dei carabinieri si è concentrata sul masso che lo avrebbe ucciso colpendolo violentemente alla testa. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica e capire se si è trattato di una fatalità o di una tragedia annunciata. La versione dei fatti sembrerebbe coincidere anche con il primo esame esterno effettuato dal medico legale Adamo Maiese. Secondo quest'ultimo, a colpire Crescenzo è stato un masso del peso di almeno 70 kg, visto il cranio fracassato e la gabbia toracica schiacciata. Un masso enorme che i carabinieri non hanno però ritrovato. E stando ad alcune testimonianze di amici che quella sera erano con il ragazzo, accanto al corpo al momento dei soccorsi vi erano delle pietre, anche queste scomparse. Gli amici del giovane stanno collaborando con le forze dell'ordine per ricostruire il fatto, attenzionati anche dei video registrati con i cellulari nei momenti immediatamente successivi alla tragedia. Avrebbe compiuto 36 anni il prossimo mese di novembre, invece un malore ha stroncato Aldo Meroni davanti casa, accanto ad un giardinetto adiacente al palazzo di via Salvo d'Acquisto, dove abitava nel rione Sant'Eustachio a Salerno. Immediati ma inutili i soccorsi, con l'arrivo di un'ambulanza della Croce Bianca ed una volante della polizia. Il giovane era già morto e subito la notizia si è diffusa rapidamente, non solo tra i tanti amici e gli abitanti del quartiere, ma anche negli ambienti della tifoseria della Salernitana, di cui Meroni era uno dei più appassionati sostenitori. Alle prime luci dell'alba, nel comune di Sassano, un incendio di enormi proporzioni ha distrutto un birrificio, una fabbrica di scarpe ed il deposito di un negozio della zona. Sul posto sono giunti 3 autobotti dei vigili del fuoco che hanno avuto non poche difficoltà a spegnere le fiamme che hanno avvolto in pochissimo tempo tutti e 3 gli edifici. Ingenti i danni provocati dal fumo da una prima ricostruzione, pare siano andati bruciati circa 800.000 euro. I carabinieri di Cava dei Tirreni hanno arrestato un 55enne MB, le sue iniziali, titolare di licenza per l'accensione di fuochi artificiali per detenzione illegale di materiale esplosivo. I militari, nel corso di una perquisizione effettuata presso un deposito nella zona dell'ex macello comunale della cittadina metelliana, hanno rinvenuto circa 3 quintali di materiale esplodente di prima, quarta e quinta categoria, confezionato in modo precario e custodito in un ambiente non idoneo, nonché prossimo al luoghi frequentati da persone. Sul posto sono intervenuti gli artificieri antisabotaggio del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Il materiale sottoposto a sequestro è stato affidato in custodia in regime di sicurezza ad una ditta privata specializzata nel settore, mentre il 55enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria di Nocera Inferiore. Crolla un muro in località San Giovanni ad Eboli, pericolo scampato per operai e pazienti del Dipartimento di Igiene Mentale. Il cedimento infatti ha interessato la parete che delimita il confine tra la struttura che ospita l'unità operativa di salute mentale ed il deposito della SARIM, società che si occupa della raccolta dei rifiuti. Fortunatamente non si sono registrati ingenti danni né feriti. Sul luogo sono intervenuti i vigili urbani coordinati dal comandante Cosimo Polito. Con una delibera comunale i commissari di Battipaglia hanno nominato il nuovo responsabile dell'ufficio di protezione civile. Si tratta di Armando De Stefano, che da tempo opera nel settore e risulta essere in possesso di tutti i requisiti necessari, competenze ed esperienza per l'espletamento delle funzioni.
Il convento di Sant'Antonio deve essere restituito al popolo capaccese, lo chiedono a gran voce i cittadini, firmatari di una petizione popolare inviata al sindaco Italo Bosa e da Papa Francesco. Dopo la decisione della Fondazione Vico, sfrattata dal convento, di traslocare il museo del Grand Tour nei comuni di Torchiara e Giungano, l'utilizzo del convento continua a far discutere. Stavolta ad alzare la voce sono i cittadini, oltre 400 le firme già raccolte, per dire no alla trasformazione della struttura utilizzata per scopi religiosi in un'attività alberghiera ed in particolare in un bed and breakfast con annessa pizzeria. I firmatari della petizione chiedono in sostanza al sindaco Bosa il rispetto dei patti stabiliti nell'atto di donazione e quindi la restituzione del convento al popolo capaccese, legittimo proprietario dell'immobile e di quanto esso rappresenta.